Ciao a tutti, oggi montiamo la trasmissione a variatore del piaggio sì, ma va bene anche per il ciao. Allora, cominciamo a mettere il distanziale qua dove ci va il variatore. Poi abbiamo questo perno qua che è incastrato nella sua serracoppia, qua si vede il taglio, andiamo a metterlo qua. Si deve incastrare sul taglio dell'albero, all'interno anche un taglio, così. Poi andiamo a prendere i rulli, qua sono 8. Ogni rullo ha due gusci, sono tutti uguali fra di loro. Andiamo a comporli così insieme e andiamo a metterli dentro al portarulli. Quando si consumano, che sono squadrati, che non sono più rotondi, si possono sostituire le plastiche, i pesi di metallo invece sono sempre i soliti e vanno bene. Il Ciao primo modello, ad esempio, ha il variatore a 5 rulli, qua invece ne abbiamo 8. Se capita di fare delle elaborazioni, se si vuole mettere il peso, magari 4 di un peso e 4 di un altro, le mettiamo alternati uno di un peso e uno di un altro, così lui gira sempre equilibrato e non gira in modo ovalizzato, diciamo, per far vibrare l'albero e persino romperlo o rovinarlo. Alcuni mettono il grasso, ma io lo considero che sia inutile perché poi appena centrifuga il grasso va sui lati e va solo a imbrattare, ma non serve a niente. Poi, se qualcuno magari lo ritiene opportuno, giustamente è libero di farlo, nessuno glielo vieta, però io non lo metto. Adesso qua si va a incastrare questo perché questa ha le piste come quelle, come queste qui, dove vanno a ruotare i rulli per forza centrifuga. A questo punto qua andiamo a mettere questo piattello qua. Adesso qua abbiamo facendo girare, adesso io schiaccio l'alzavalvole che schiaccio l'alzavalvole per far girare, vedete qua praticamente il taglio dove si va a incastrare qua. Però prima di far incastrare quello dobbiamo mettere questo che va sopra così e poi mettere la cinghia. Qua la cinghia è nuova, la vado a inserire, la metto così, l'appoggio qua dietro, dato dietro la frizione non c'è ancora, la lascio lì. A questo punto qua cosa faccio? Vado a mettere praticamente questo, posso anche allargare la cinghia così non mi dà fastidio per entrare, sono più comodo, e vado ad incastrarlo lì. Una volta che sono incastrato bene lì, tengo con due dita da non fare scappare l'incastro. Prendo questa rondella che ha una linguetta e la vado a inserire qua dove c'è questo taglio in modo che non gira. Anche se la linguetta fosse rotta di questa rondella non importa, l'importante è che la montiamo. E poi vado ad avvitare il dado a mano, che si avvita con la chiave da 24. A questo punto noi siamo a posto. Cerchiamo di non toccare dove c'è la cinghia. Questo è il modello elettronico, ha un foro qua da far incastrare un cacciavite per poter avvitare. Se non vogliamo usare la pistola col compressore, usando la chiave andiamo ad avvitare, andiamo a stringere. Stringiamo con moderazione. Una misura che va bene, senza esagerare, tanto poi c'è questa linguetta qua che va ripiegata. Adesso io cosa faccio? Prendo un cacciavite e comincio a battere qua. Praticamente devo stare attenti che non venga dietro il variatore finché che non si muove lì l'interno. Adesso cosa facciamo? Prendiamo un cacciavite e andiamo praticamente a battere un po' per ripiegare questa linguetta. Adesso io batto un po' piano piano, per fare in modo di ripiegarlo. Prendo un cacciavite un po' più sottile, perché devo prima allontanare la rondella da lì e poi dopo, quando l'abbiamo allontanata, a questo punto qua prendo un cacciavite più grande da poter battere e ripiegarla. Faccio così. Così quella fa da sicurezza e sono sicuro che non si svita più. A questo punto qua vi voglio spiegare una cosa. Qua c'è un talloncino, questo pezzo qua di metallo, che indica già il tiraggio giusto della cinghia da fabbrica. Se è tutto originale, il motorino e la trasmissione. Io quando ho messo il blocco l'ho avvitato lì perché era la misura standard e che la cinghia è già sicuramente tirata che va bene. Adesso lo verifichiamo.
perché è tutto originale, la cinghia anche è nuova, è tutto nuovo. Schiaccio qua la frizione per far entrare la cinghia con comodità e vado poi a inserire la frizione. Adesso questi motorini qua girano in senso orario da come guardiamo, al contrario degli scooter. Adesso vedete che girando la cinghia va sulla parte superiore del correttore di coppia e man mano si tira. Vedete che è già bella tirata, poi accendendo il motore è ancora meglio, quindi la misura standard va bene. Se poi voi ritenete che è da tirare, smollate qua gli altri due perni, portate avanti il blocco, ma secondo me non è necessario. Adesso qua c'è la chiavetta da mettere qua sull'incavo dove c'è praticamente l'albero della campana della frizione. Cerchiamo di metterla praticamente che sia ben messa, che sia in pari, diciamo, non è troppo inclinata da una parte o dall'altra, se no poi qua dove andrà a inserirsi la chiavetta qua, poi dopo non riusciamo a infilarla. Adesso cerchiamo di infilarla, a volte entra subito, a volte si tribola un po'. Adesso la chiavetta è nuova, quindi è anche sicuramente giusta. Adesso è entrata subito. Adesso al massimo gli diamo un colpettino così perché la chiavetta è nuova ed è entrata. Adesso a questo punto qua mettiamo la Glover, che è questa rondella dentellata, e con la chiave da 13 andiamo a stringere. O usiamo una pistola con il compressore, o se no, se non ce l'abbiamo, possiamo usare una chiave apposita da frizione. La chiave apposita è come una forcina che vai a prendere qua, però quella chiave costa più di 30 euro. Se non si vuole impegnare quella cifra lì, allora si può usare una comune chiave da filtro dell'olio d'automobili, che fa lo stesso lavoro e praticamente ci costa all'incirca 5 euro. Ancora per uno che non fa quel lavoro lì tutti i giorni è utile. 1, 2, 3. Una volta stretto lei non si svita più e noi siamo a posto. La cinghia è bella tirata. Adesso nel prossimo tutorial faremo l'accensione e vediamo come va questo motorino che è stato restaurato. Grazie per gli iscritti, ci saranno altri tutorial, seguitemi se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella per i filmati. Ciao a tutti!